fiaba di un paese diverso del mondo e questa sera vi racconterò una fiaba che si intitola La Zanzara ed è una fiaba del Vietnam. Un modesto contadino di nome Ngoc Tham aveva sposato Nan Dip. La giovane coppia era molto povera, ma entrambi avevano ottima salute e pareva proprio che fossero destinati a godere delle gioie che può riservare una semplice vita rurale. Il marito lavorava nelle risaie e coltivava un piccolo terreno con dei gelsi, mentre la moglie si occupava dell'allevamento dei bachi da seta. Ma Nan Dip era una donna leggera e frivola, era pigra e amava il lusso e la comodità. Era però abbastanza intelligente da nascondere i suoi desideri. Quelle delle fiabe, no? Delle fiabe, sì. Delle fiabe. Era una donna così intelligente da nascondere i suoi desideri e le sue ambizioni al marito. Il marito invece l'amava sinceramente e non era con lei né troppo esigente né tantomeno troppo perspicace, infatti era convinto che la moglie fosse felice della sua sorte e che fosse contenta di sbrigare ogni giorno le faccende domestiche. Lui lavorava costantemente nella speranza di cercare di migliorare un giorno la loro condizione. Improvvisamente Ngoc Tham morì. Lui era veramente disperato per la morte della moglie e non riusciva ad arrendersi all'idea di lasciarla. Per questo si oppose alla sua sepoltura. Un bel giorno, dopo aver venduto tutti i suoi averi, si imbarcò con la bara e salpò. Un mattino si trovò dinanzi a una collina, il cui profumo si spandeva per tutta la campagna. Attraccò e scoprì che era pieno di fiori molto rari. Si accorse che vi erano orti con alberi colmi dei più svariati tipi di frutta. Lì incontrò un vecchio che camminava sorreggendosi a una canna di bambù. I capelli erano bianchi come il cotone e il viso era rugoso, bruciato dal sole. Ma sotto le ciglia bionde gli occhi brillavano come quelli di un ragazzino. Proprio da quest'ultima caratteristica, Ngoc Tham riconobbe in lui il folletto della medicina, che viaggiava per tutto il mondo sulla sua montagna, con l'intento di insegnare la scienza agli uomini e di alleviare le loro malattie. Ngoc Tham si prostrò ai piedi del folletto e il folletto si rivolse a lui. Ho tanto sentito parlare delle tue virtù, per questo ho deciso di fermare la mia montagna proprio sulla tua strada. Se vuoi, da oggi, potrai diventare parte dei miei discepoli. Ngoc Tham si profuse in mille ringraziamenti, ma poi disse: io voglio vivere solo in compagnia di mia moglie. Non desidero altra vita che quella che potrei fare con lei. A quel punto il folletto lo guardò con molta dolcezza e con un po' di pietà. Gli disse: ma perché sei così attaccato a questo mondo? Le brevi gioie che questo mondo ci può dare sono solo delle trappole. Sei un folle a voler mettere le tue speranze, il tuo destino nelle mani di un essere debole e incostante. Voglio comunque realizzare i tuoi desideri, anche se temo che te ne pentirai amaramente. Detto questo, sotto comando del folletto, Ngoc Tham aprì la bara, si tagliò la punta di un dito e fece cadere 3 gocce di sangue sul corpo di Nan Dip. Non appena la terza goccia cadde sul corpo della donna, lei iniziò ad aprire gli occhi. Piano, piano, come se si svegliasse da un sonno lunghissimo. In breve tempo aveva recuperato tutte le sue funzioni vitali. Mi raccomando, non dimenticare i tuoi doveri, le disse il folletto.
e ricorda la devozione immensa che nutre tuo marito per te. Vi auguro a tutti e due tanta felicità. Durante il viaggio del ritorno, Loktam remò giorno e notte senza tregua, animato dall'ansia di tornare alla sua terra natia. Una sera attraccò in un porto per andare a fare provviste. Mentre era distante, un grande vascello si affiancò sul molo. Il proprietario del vascello rimase sconvolto dall'incredibile bellezza di Nandip. Iniziò a conversare con lei e poi lei invitò sul suo vascello a bere qualcosa. Ma non appena fu salpato, tirò via gli ormeggi con la donna a bordo. Loktam cercò sua moglie per un mese prima di trovarla sul vascello del mercante. Nandip rispose alle sue domande senza un minimo di incertezza. Ormai si era abituata alla sua nuova vita, che la soddisfaceva in tutti gli aspetti, e si rifiutò di tornare a casa col marito. Solo in quel momento Loktam la vide nella sua vera luce e si accorse che tutto l'amore che provava per lei era svanito. «Sei libera», le disse, «ma solo una cosa ti chiedo. Ridammi indietro le 3 gocce di sangue che ti ho dato per riportarti in vita». Felice di aver riacquistato la sua libertà ad un prezzo così basso, la donna prese un coltello e si tagliò la punta del dito. Ma non appena il sangue incominciò a uscire, divenne pallida e cadde a terra. Un istante dopo, era morta. Ma nemmeno così, quella donna leggera e frivola si arrese all'idea di andarsene per sempre da questo mondo. Tornò sotto forma di piccolo insetto e inseguì Loktam per rubargli le 3 gocce di sangue che l'avrebbero riportata in vita. Tormentò il marito giorno e notte, rozzandogli attorno, protestando la sua innocenza e implorando perdono. In seguito gli venne assegnato il nome di Zanzara. Per nostra disgrazia, la sua razza si è moltiplicata, raggiungendo un numero infinito. Brava. Bravo.